Diciamo che è una bella partita perché l'Avellino ha fatto una gran rincorsa e il Bari, secondo me, è un po' al di sotto delle potenzialità che ha e soprattutto rispetto al mercato che ha fatto a gennaio, è un po' al di sotto. Sarà una bella partita. Poi diciamo che il Bari, essendo gemellato con la Termitana, sarà una partita ancora molto accesa, no? Tu hai indossato entrambe le maglie, quali sono i tuoi ricordi appunto dell'avventura in biancoverde, al di là insomma di una retrocessione che purtroppo possiamo dire non è dipesa da te, visto che comunque il finale di stagione l'hai saltato. Quali sono i tuoi ricordi e soprattutto come vedi l'attuale Avellino? Ricordi bellissimi di Avellino perché comunque feci 7 gol in 10 partite, poi purtroppo non ho potuto dare il contributo nelle ultime 10 partite finali a causa di un infortunio. L'Avellino lo vedo bene, cioè in grossa ripresa con Novellino, ha fatto secondo me, diciamo dal gennaio in poi, molto molto bene, una squadra in crescita e mi auguro e spero che riesca a raggiungere la salvezza tranquillamente, anche perché se finisce il campionato oggi è fuori da tutto, quindi può dare una bella svolta al campionato. E dipende solo dai ragazzi, secondo me, da tutto l'ambiente che deve cercare di dare una mano per cercare di raggiungere l'obiettivo finale, cioè, ovvero la salvezza, piuttosto che, secondo me, pensare alla sconfitta col Benevento. Quanto finisce? Potrebbe finire 2-1. Chi segna? Artemagni, Castaldo e di là Floro Flores.